Ma questo non lo dico perché io sia italiano e devo difendere il risotto a prescindere, no, è proprio perché tecnicamente negli anni ho visto proprio che è molto più difficile fare un risotto che fare un riso saltato. Olio, cipolla, mettiamo le carote, il nostro peperone verde dolce, continuiamo a spadellare con entusiasmo, riso. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Chef Davide Maffioli di consigliicucinavegan.com. Sigla! Oggi realizziamo questi due piatti particolari a base di riso, ossia il nostro classico risotto e il nasi goreng. Questo perché l'altro giorno qualcuno mi ha scritto, ti leggo, per fare un buon risotto non servono competenze chissà quanto avanzate. Per fare un riso al salto serve invece una manualità oggettivamente superiore. Io ormai che ho 25 anni di esperienza nelle cucine a livello professionale, ti posso garantire al 100% che fare un risotto è realmente molto molto più complicato che un riso al salto. Non che sia semplice il riso al salto, ma il risotto è decisamente più complesso perché gli errori sono veramente un'infinità. Però detto questo, oggi vediamo il nostro nasi goreng. Poi insieme andremo a capire le differenze fra l'uno e l'altro, quindi fra il risotto e il nasi goreng. Intanto vediamo la preparazione degli spiedini di pollo. Qui ho il pollo fake di Unconventional. Allora, vado a fare un taglio così. Utilizzo un coltello a sega perché è più facile riuscire a fare il taglio così, perché con un coltello dritto non riesci, fai molta più fatica e comunque è faticoso perché vedi che è un po' appiccicoso. Comunque fai questo taglio così in modo da dividere, diciamo, in due il nostro pollo. Andiamo a dividerlo per il lungo e adesso semplicemente prendo, infilzo sotto, infilzo sopra, infilzo ancora e voilà, perfetto, così sarà facilmente grigliabile. Ecco come lo dobbiamo avere. Faccio con tutti così. Gli do anche magari una leggera battuta in modo che si appiattisca un attimo. In questo modo poi sulla griglia è più facile ottenere un risultato omogeneo. Pizzico di sale, goccino d'olio. Qua l'olio è un pochino abbondante, perché dobbiamo non far poi appiccicare il nostro pollo alla griglia. Cospargere bene tutti i nostri filettini con l'olio. Andiamo a grigliare. Adesso la griglia è intorno ai 200 gradi come temperatura. Iniziamo a girare. Oh, va che belli, i nostri spiedini. Nel frattempo andiamo a spennellare i nostri spiedini con la nostra salsa di soia dolce. Il mio consiglio, prima di rigirarli, gli diamo ancora una spruzzatina d'olio sopra, in modo che poi rimangano più interessanti. Ok, ora li rigiriamo, così li facciamo caramellare bene. Un po' di salsa anche da questa parte. Rigiriamo, facciamo ricaramellare anche da quest'altra parte. Lasciamo andare ancora un minutino e poi direi che i nostri spiedini ci sono. Prima di andare avanti ti ricordo di iscriverti al mio webinar gratuito dedicato ai risotti. In questo caso realizziamo risotto, salsiccia, zafferano e riduzione di vino rosso, tutto in chiave vegan, naturalmente. Fallo adesso, perché poi lo so già che mi scrivete lunedì su Instagram, su Facebook, via mail, qui su YouTube, su TikTok. Oh, non mi sono iscritta, mannaggia. Dai, hai tempo fino al 2 ottobre, che è domani, fallo adesso. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Ora andiamo a vedere come realizzare una delle cose più importanti per quanto riguarda il nostro nasi goreng, ossia la salsa di soia dolce. E poi andiamo a vedere per l'appunto come si spadella il riso. Iniziamo a preparare la nostra salsa di soia dolce mettendo salsa di soia in un pentolino. Aggiungiamo dello zucchero integrale. E adesso lasciamo cuocere. Andiamo a controllare lo spessore, no, non è ancora pronto. Ha un profumo pazzesco, eh.
Ok, sono passati 5 minuti con una fiamma alta. Ok, lo spessore possiamo vedere che è aumentato, non è più liquido come l'acqua, come all'inizio. Spengo. Vedi proprio con lo zucchero come cambia completamente la consistenza. Diventa uno sciroppo, ma alla fine poi salato. Utilizziamo un wok, olio. Non siamo tirchi in queste preparazioni, mi raccomando, eh. Cipolla. Aggiungiamo già anche il peperoncino. Mettiamo le carote. E iniziamo a far andare con una fiamma medio-alta. Dopo 3-4 minuti possiamo aggiungere l'aglio. Non lo mettiamo subito perché il rischio di farlo bruciare è molto molto più alto all'inizio. Aggiungiamo il nostro peperone verde dolce. Mettiamo il sale. Continuiamo a spadellare con entusiasmo. Mamma che profumo adesso. Mi raccomando, quando si utilizza il wok, sempre tutto in movimento. Mai il cibo deve stare fermo, perché il wok, essendo fine, ok, tende a bruciare più velocemente la verdura o qualsiasi altra cosa andiamo a mettere all'interno. Quindi è importante mantenere sempre tutto in movimento. Passate ancora un paio di minuti, andiamo ad aggiungere il riso. E anche qui teniamo sempre tutto bene in movimento. Fiamma viva. E lo continuiamo a muovere. Andiamo ad aggiungere la nostra salsa di soia dolce per andare a completare il piatto. Quindi. Perfetto, muoviamo bene. Adesso si colorerà tutto naturalmente. Qua adesso si è scatenato un profumo spettacolare. Ultima cosa, andiamo ad aggiungere il cipollotto verde fresco. Lo facciamo andare solo un minuto, è giusto per dargli la nota fresca. Ma poi voglio che rimanga verde, ok? E voilà! Il nostro riso è ufficialmente pronto. Spegniamo e andiamo a impiattare. Dentro qui, carotine crude, fagiolini cotti. Andiamo a bagnare con la nostra marinatura con sale, zucchero e aceto. Mischiamo. Adesso qui nel nostro piattino andiamo a mettere carote e fagiolini che sono stati conditi con aceto, sale e zucchero. Qui a lato andiamo a mettere i nostri spiedini di pollo. Eccoli. Quindi io mi aiuto con uno stampino. Vado a riempire il mio stampino, mamma mia, io l'ho appena assaggiato, è una roba, cioè proprio, mamma mia, stai male, buonissimo. Ok, schiaccio in modo che poi mantenga la forma del piatto. Giro veloce, voilà. E poi qui lasciamo la nostra salsa, che magari qualcuno la vuole aggiungere ancora. Ed ecco qui il nostro nasi goreng, che non è un risotto, è un riso saltato che diventa poi anche un piatto unico, con la sua verdura dentro al riso, proteina di fianco, salsa di condimento. Cioè, uno spettacolo. Ah, una cosa, molto spesso magari su YouTube, su Google in generale, cercate nasi goreng e viene fuori poi una traduzione in italiano che c'è scritto riso fritto. Ma in verità non è fritto, perché in inglese sarebbe stir fry, ossia saltato in padella con olio, sale, eccetera, 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 ma non è il riso fritto. Il riso fritto, per essere fritto, deve essere preso il riso, messo all'interno dell'olio bollente, fritto completamente, tolto, e allora lì hai il riso fritto. Ti lascio questa piccola delucidazione perché magari a volte uno si può confondere con le varie traduzioni. Ma adesso partiamo con le differenze fra risotto e nasi goreng. Il risotto sappiamo che è un tipico piatto della cucina italiana, a base di riso, brodo,
Burro e formaggio, questa è la versione onnivora. Il riso viene tostato in padella con il burro e anche la cipolla, poi bagnato col vino, poco alla volta viene aggiunto il brodo, il riso deve cuocere per circa 16-17 minuti, se è un buon carnaroli, e alla fine viene mantecato, se viene aggiunta una parte grassa che lo rende cremoso, setoso, che va a inglobare bene l'amido, e quindi si ottiene questo effetto da risotto. E nel risotto il riso parte da crudo, quindi quando lo andiamo a tostare in padella, fino a che lo andiamo a finire di cuocere. Il nasi goreng invece è un piatto tipico della cucina indonesiana. È questo riso rosolato che però è precotto, quindi noi cuociamo prima il riso e poi mettiamo il riso già cotto all'interno della nostra padella. Di solito viene condito con carne, ma non sempre, molto più spesso con verdure e altri condimenti. E il nasi goreng, a differenza del risotto, è un piatto unico, nel senso che nel nasi goreng non c'è inteso solo il riso come per il risotto, ma viene contemplata la proteina e viene contemplata la verdura. Quindi per questo piatto che avete visto è fatto così, quindi con il riso saltato, il pollo tra virgolette di fianco e le verdure, perché nella tradizione è un piatto unico. Per questo riso di solito si utilizza un chicco lungo, come ad esempio può essere un basmati, come può essere un jasmine. Perché? Perché il chicco lungo ha la capacità per l'appunto di non essere così colloso, appiccicoso come i nostri risi, ad esempio il carnaroli, il vialone nano, proprio perché facciamo due preparazioni completamente diverse. In uno, nel risotto, ho bisogno che il riso mi rilasci l'amido che poi si va a legare col grasso perché ha la mantecatura, mentre in questo caso ho bisogno di avere un riso con poco amido che poi si sgranerà e che non farò fatica a saltare. E ultima cosa, nel nasi goreng cosa facciamo? Andiamo a tirar fuori il gusto umami con questa bella rosolatura a fiamma viva all'interno del wok, e quindi creiamo quella crosticina intorno sul chicco di riso, creiamo quella crosticina sulle verdure, cosa che non tiriamo fuori dal risotto. Il risotto di base, il suo gusto umami ce l'ha con il formaggio e ce l'ha con il brodo. Invece in un risotto vegano il gusto umami lo tiriamo fuori, aspetta, te lo dico nel webinar di martedì, quindi non mancare e iscriviti. In conclusione possiamo dire che risotto e nasi goreng sono due piatti a base di riso ma completamente diversi. Uno nasce per essere solo un primo, l'altro nasce per essere un piatto unico. Uno utilizza un chicco ricco di amido per ottenere una bella cremosità, l'altro utilizza un chicco con poco amido per avere il chicco bello sgranato. Quindi già solo queste due differenze fanno sì che questi due piatti siano completamente diversi. E detto questo, ritornando al messaggio iniziale, che il risotto in verità è molto più facile rispetto a un riso saltato, non è assolutamente vero, perché il riso saltato, una volta che tu impari a spadellare le verdure, di base il riso è già cotto, non hai problema che scuocia, poi ci metti dei condimenti belli ricchi, insomma c'è tanto olio all'interno quando andiamo a spadellare, non è assolutamente la stessa cosa che andare a realizzare un risotto. Ma questo non lo dico perché io sia italiano e devo difendere il risotto a prescindere, no, è proprio perché tecnicamente negli anni ho visto proprio che è molto più difficile fare un risotto che fare un riso saltato. E tu, quale dei due preferisci, risotto o nasi goreng? Anche per oggi, grazie di essere stati qui con me, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! La salsa di soia dolce, una volta che tu la prepari, cioè in casa si scatena un profumo che rende questa salsa, questa preparazione, una droga legalizzata, perché veramente ti apre lo stomaco, ti viene voglia di mangiare qualsiasi cosa ci sia in giro. Provala, mi raccomando.